ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, siamo qui perché ho comprato della ciccia da Temu. Ho comprato 8 gadget, oggetti utili e veramente interessanti, alcuni di questi. E oggi ve li mostro, perché non c'ho voglia di fare un cazzo di altro. C'è caldo e penso che questo video possa essere anche abbastanza interessante. Non lo so in realtà, eh. Comunque, bando alle ciance e ciancio alle bande. Direi che possiamo partire subito. Il primo gadget io lo ritengo molto utile, devo dire la verità. È piccolo, tascabile e vi può aiutare in quelle situazioni un po' imbarazzanti, del tipo che sei a tavola, stai mangiando dell'insalata, stai mangiando un kebab e ti rimane tutto nei denti. E il primo gadget è esattamente questo. E vi chiederete: ma che cacchio è? Adesso ve lo mostro. Si svita il tappo, non so se vedete qualcosa. Si svita e quello che esce, eccolo qui. Sembra un punteruolo per accoltellare le persone, ma in realtà è uno stuzzicadente portatile. Si gira, si riavvita al suo tappo, con la mano davanti alla bocca perché sennò è maleducazione, ci si toglie la ciccia dai denti. Automaticamente potete usarlo anche per farci uno spiedino con qualcosa, non lo so. Ovviamente non va usato per altri scopi maligni, malefici. Al massimo potete provare a uccidere una zanzara o a sfidarla a schermo. Voilà, primo gadget, devo dire la verità, per quello che costa, veramente utile. Non pesa niente, lo tieni in tasca, lo tieni attaccato al portachiavi e se te ne viene bisogno, anche per qualsiasi altra situazione, lo puoi usare. Questa punta è in titanio, quindi direi tanta roba. Certo che i cani devono abbaiare proprio quando faccio i video, eh. Secondo gadget, questo è un gadget da sopravvivenza barra campeggio che io trovo veramente utile. Ok, non l'ho mai usato, non ho ancora avuto modo di testarlo, ma vi assicuro che è veramente una figata e penso che possa salvarvi la vita in occasioni drastiche, se vogliamo metterla così. Sto parlando di questo filtro per acqua. Come funziona? Molto semplice. Giochi elastici per bambini spastici. Il filtro è questo qua. Qui c'è il beccuccio, lo aprite. Questa è la parte che va infilata nell'acqua, quindi in qualsiasi corso d'acqua. Automaticamente aspirate e l'acqua verrà depurata all'interno da, credo ci sia del carbone attivo e qualche altra cosa dentro. Una volta bevuto dovrete soffiare invece che aspirare, in modo da far uscire tutta l'acqua da qua sotto, in modo che non resti qua dentro, insomma, marcisca o faccia cose particolarmente strane. Ne ho visti tanti in giro, lo ritengo personalmente molto utile. Se qualcuno l'ha già utilizzato me lo faccia sapere, io lo andrò, proverò a testarlo, ma in questo momento non saprei veramente su cosa testarlo. Sicuramente non verso nell'acqua del detersivo e poi me lo bevo, anche perché non vorrei finire all'ospedale. Grazie comunque, spero funzioni, anche se arrivando da Temu ho i miei dubbi che sia così tanto efficace come può essere uno professionale. Ovviamente passiamo al prossimo oggetto. Il terzo oggetto è quello meno interessante di tutti, credo. È utile se si è appunto anche qui in un bosco, in una situazione dove ti serve della legna, ed è esattamente questa. Non so se vedete qualcosa, è praticamente una sorta di filo con 6F sega, molto ruvido, con ai lati due anelli, eccoli qua, questi due anelli qua, con la quale voi prenderete il vostro albero. In questo modo zig zig zig, andrete a tagliare per l'appunto il vostro ramo. Credo sia molto utile, direi che per quello che costa va benissimo, 1,50 euro credo, non mi ricordo bene, e quando serve lo si tira fuori. Molto utile, ovviamente non è utile nella quotidianità, però è un gadget che secondo me vale la pena avere. Sì, dico di sì. Prossimo gadget, questo è uno dei più interessanti di tutti. Questa è una borraccia termica, fenomenale ragazzi, veramente bellissima. In acciaio, non so se vedete, dentro ha un filtro. Ok, questo è un filtro che si può rimuovere, quindi presumo l'abbiano messo soprattutto per appunto farci le tisane. Ci sono dei pezzi appunto di qualche piantina, non ti arrivi direttamente in bocca, ed è termica. La cosa più bella di tutte però è questo tappo. Questo tappo ti segnala la temperatura della tua bevanda, ma la cosa bella è che, se vedete qua di fianco, c'è un puntino verde. In questo caso è verde perché ti dice che la temperatura è media, nella media, quindi la bevanda contenuta all'interno di questa borraccia è di una temperatura media. Quando invece è molto fredda il segno diventa blu, quando è molto calda invece diventa rossa, ti dice pericolo, stai attento perché ti puoi bruciare le corna bevendola. Un bel sorsino. Intanto passiamo al prossimo oggetto, che questo ragazzi secondo me è il più figo di tutti, ed è questa ragazzi, una telecamera, una wifi cara minuscola, addirittura su Temu adesso, cioè io l'ho comprata e dopo poco è andata fuori produzione, c'era scritto telecamera minuscola invisibile agli occhi, cioè neanche i falchi la vedono se la metti in un prato deserto. La verità è che non è proprio così. Non è proprio minuscola e invisibile, come potete ben vedere. Non è piccola, dalle foto sembrava molto più piccola, però sono curioso di provarla. Esce direttamente con questa, appunto la telecamerina, che è questa, si collega alla rete wifi e dopo automaticamente tu puoi vedere ciò che succede. Un piccolo porta telecamera adesivo
ok, da questa parte è adesivo, si rimuove la pellicola che c'è sopra, lo puoi attaccare dove ti pare e qua davanti è magnetico, si attacca alla telecamera. Il magnete non è potente, non è una Insta360, ok, però diciamo che regge, cioè a meno che non venga un terremoto di scala 2000 non dovrebbe muoversi, ecco. E il cavetto per appunto ricaricarla. Perfetto, telecamera veramente bella. Passiamo al prossimo gadget. Il prossimo gadget è questa bellissima penna barra matita infinita. Come potete vedere ha una sorta di punta in questo materiale strano, non so se la vedete, e come se ne vedono ormai tantissime in giro, è infinita, o almeno così dicono. Molto carina, un gadget carino anche da regalare magari a qualcuno, una persona che scrive molto, per esempio uno che scrive tante lettere d'amore alla propria amata o agli amanti o alle lucciole. Però devo ammettere che il feeling è molto bello. Ora non so se riesco a farvelo vedere. Comunque scrive come una normalissima matita. La cosa buona è che non hai bisogno di temperarla. Sai perché? Anche perché i temperini non ne ho più in casa, non li trovo più. Da quando ho finito le scuole i temperini me li sono mangiati mentre dormivo, probabilmente perché non mi ricordo dove li ho messi. Però è un oggetto bellino e lo si può tranquillamente anche portare in giro quando magari hai bisogno di una biro o di una penna. Di sicuro non hai paura che ti si scarichi o che appunto sia scarica mentre ti serve. La puoi tenere dappertutto, non occupa molto spazio, la infili nello zaino, nel marsupio, nel naso, nel... Devo dire che fa il suo spovco la vovo. Passiamo al prossimo gadget. Il prossimo gadget è per gli amanti del gelatinaggio o per quelli che adorano seppellire le persone. Oddio, mi stava cascando un pezzo. Sto parlando di questa bellissima pala pieghevole, pala, paletta pieghevole. Come funziona? Molto semplice. Te la servono così con il suo astuccio, che è questo. La pala si presenta in questo modo. Tu avviti in modo decente il suo, la sua asta. Poi hai due oggetti. Come vedete non è molto... Hai due oggetti, ok? In questo caso hai questo perno, questo pernino qua, che va svitato, così la puoi piegare. In questo modo la puoi mettere dritta e diventa un bellissimo martellino per scavare appunto la terra, per inserire i semi o quant'altro. Se no la puoi svitare, ok? E poi scavi, ok? And last but not least, questo bellissimo microfono della Lavalier Microphone per appunto smartphone. Questo è quello che presenta la scatola, ragazzi, come potete vedere. Scatto un pezzo, oggi è la giornata del cascano i pezzi. Come funziona? Questo piccolo oggettino va appunto inserito all'interno della presa dell'iPhone, del telefono. Si prende il ricevitore, adesso andiamo a spellicolare. ASMR. Si inserisce il ricevitore all'interno del nostro iPhone. Tac. Si prende One Microphone, che sono questi piccoli cosini qua, sono anche molto carini. Pellicola. Si tiene premuto il pulsantino qua dietro, ok, questo, fin quando la spia non diventa verde. Da questa parte si attiva una lucina rossa, non la vedrete mai, ed è sempre accesa. E adesso il microfono è pronto per appunto fare le interviste a me. Il ricevitore viene ricaricato automaticamente dal telefono, mentre per i microfoni c'è una piccola USB-C qua esattamente sul lato. Molto comodo sia per chi vuole registrare video su YouTube, che magari deve posizionare il telefono da una parte e attaccarsi il microfono così può riprendersi da lontano, sia anche per chi appunto fa interviste. Un oggettino molto carino, pagato poco, ovviamente su Temu ti dicono sempre costava 150.000 euro, oggi per te che sei bello, alto e con gli occhi azzurri, te lo facciamo a 2,50 euro, ma solo perché sei tu. Comunque ragazzi, questo video è giunto al termine, fatemi sapere con un commento qua sotto se avete già provato questi gadget, se vorreste provarli, quale vi è piaciuto di più. Il mio preferito di tutti fino adesso è sicuramente la borraccia. L'altro più bello è assolutamente lui. Stuzzicadente, portatile ragazzi, arma di distruzione di massa palesemente, nascosta sotto forma di stuzzicadente, ma va bene così, grazie. Noi ci vediamo ragazzi in un prossimo video, alla prossima.